Sì. Comincio alla grande. Beh. Buongiorno, buongiorno. Stavo tossendo, non so se già era attivato l'audio, quindi spero non Buongiorno. abbiate sentito nulla. Buongiorno a tutti, bentrovati su Bed and Breakfast. Oggi, giovedì 2 febbraio, è finito gennaio, non sembrava, però effettivamente è finito. Grazie a Dio. Buongiorno a tutti, buongiorno da ElectroScat. C'è stato un piccolo bug prima perché non ci faceva vedere i commenti su StreamYard, quindi ho aperto due finestre e me le facevi vedere solo in una. E infatti, allora, ringraziamo Yannaclaw! Yannaclaw79 che ha rinnovato l'abbonamento e che fa i complimenti a Angel ancora prima di vederla. Questa è tanta fiducia, specialmente visto che è mattina. È fiducia anche mal riposta, molto mal riposta, però Fiducia mal grazie. riposto. E salutiamo, Questo è buongiorno Frandrel. come ti comporti con noi fanboy della Marvel, che a prescindere non è vero. Non è vero, anzi, sto proprio smentito, hai fatto una domanda molto interessante, io voglio Sì, rispondere subito. tra poco rispondiamo a tutto e salutiamo Frandel che ci chiede come state. Angie, vuoi rispondere? Come dovrebbero stare due trentenni la mattina? Due over trentenni, quindi. Non buttarla troppo giù, Angie, ce la fai. L'ho sto buttando giù. Tu hai appena detto che stai male, hai visto? No, Io ho era detto, come detto dovrebbero stare due solo. trentenni la mattina? Tu hai detto, non buttarti giù, visto? Hai detto che si sta male dopo i Ma trent'anni. no, anzi. Bravo, bravo, ora tutti avranno paura di superare i trent'anni. Non abbiate paura, ragazzi, non abbiate paura. Buongiorno, anche perché 30 anni in Italia si è appena nati, quindi non vi Sì, no, preoccupate. rientriamo nella categoria ciofani. Puoi avere 18 anni, o puoi averne 28, puoi averne 35. Sei sempre ciofane, se rifiuti, soprattutto se rifiuti dei lavori. Lì sei un giovane eppure ingrato. Esatto, ecco qua, dice Frandel, cosa dice? Esatto. Ho letto Sì, prima. scusando, aspetta, buongiorno Blast, buongiorno, leggi Buongiorno, solo i commenti e Blast. faccio una cosa, Gallico, scusami. chi dissiamo? Dissiamo il mondo, come al solito. Perché non svegliarsi la mattina e non dissare nessuno vuol dire che c'è qualcosa che non va, probabilmente una pandemia in corso, se non si dissa nessuno, quindi meglio dissare. Ma infatti, ma hai capito? Ma fica dell'età, Ma cioè, infatti, siamo tutti, cioè, per me tu, capito? diciamolo. Cioè, capisci che la categoria giovani è troppo, troppo larga. No, ma Poi dipende cosa soprattutto. fai, puoi avere 44 anni o 54, se sei freelance sei sempre giovane. No, ma più che altro, come al solito, tutto è relativo, quindi ci sta. Io ne ho 41 e ne sto benissimo. Sta meglio messo di te. Madonna mia, non so Ma parlare. Vessel, dove sta Vessel? Ah, Scusa. sta messo meglio di te, che dici a 30 anni e non buttarti giù, hai visto? Stanno tutti messi meglio di te. Io ormai mi alzo con un'unica fissa in questi giorni, l'uscita di Hogwarts Legacy. Frandel parla di una fissa, Yandex parla di un'altra fissa e ora ne parleremo perché sono giorni interessanti in cui esce un po' di roba. Innanzitutto esprimiamo un po' di vicinanza a Bart, perché dice: vi saluto mentre sono incatenato fuori dalla mia sala in cui non proiettano l'ultimo film di Park Sai che stavo Chan-wook. guardando adesso, noi abbiamo vicino al circuito Arcadia e non lo sto trovando? Lo sai? Male, Lo sai? male. Abbiamo i BTS in compenso. Ah, Stavo quello guardando sì. perché ho letto il tuo commento prima. Vabbè, BTS che ieri erano primi al box office. ovvio, cioè, dai. Però non chissà quale cifre, però Io non da intanto poco. aspetto tipo Titanic, voglio andare degli spiriti dell'isola, aspetto... Io vorrei vedere Bussano alla porta. Ieri abbiamo pubblicato la recensione. No, no, niente horror. Non è Lo so che horror. Shyamalan è horror, però è È più... Però... un po' di tensione su via, Sì, ma Angie. l'ultimo horror che ho visto al cinema, ossia Megan, che non era horror, mi ha ucciso con un trailer e vorrei evitare traumi ulteriori. Ah, ok. Il Tu dici trailer della casa. la casa. Sì, no, ecco, penso che Angie. non andrò mai... Poi ho detto, rivediamocelo a casa, no, ti faccio vedere quello esteso. Perfetto, ancora più traumi, ho chiuso gli occhi tutto il Ieri tempo, io sono qualcuno una ha caca suonato al sotto. campanello e Angie ha detto: io non vado, vai tu. Abbiamo proprio lo spioncino anche noi, bellino, bellino. Buongiorno Buongiorno Luca! Luca, Uy. buongiorno, buongiorno. Luca, ti becchiamo tra poco, giusto? Perché? Per rispondere finalmente alla domanda di Ma Yandex non di 3 ore credo sia fa. quel Luca, Angie. Oggi non Scusa. sei connessa, Angie. Ti ha scambiato per Scusa. Ho la relazione di bad taste, Luca. letto Luca, ho pensato ad Antonio, ho detto Perdonala, perdonala. Allora, ora rispondiamo un po' di domandine, poi facciamo un po' di rassegna, perché allora ha cominciato Yannacle con una domanda, questa qua. Vostro hype per Ant-Man? visto che appunto dicevo, non vogliamo fare le persone scontate e dire sì, la vita è sempre bella, non ce l'ho.
Non ce l'ho. Penso sia uno dei primi progetti insieme a Thor, per cui ho proprio zero hype. E mi dispiace perché adoro Ant-Man. Io non vedo di vederlo il film, ma non c'ho quella curiosità che mi aspettavo di avere. Cioè, quando ho annunciato il progetto, ero molto, molto, molto più curiosa rispetto a quando ho visto il primo trailer. Cioè, il mio hype per Ant-Man, quantomeno, era qua. Michelle Pfeiffer, il cast confermato, Kang, ero stra presa. Poi è uscito il primo trailer e ho detto... Poi uscito il secondo trailer e ho detto... Però capisci che non vuol dire niente questo, se si parla di hype, non di giudizio sul film. Infatti andremo a vederlo, non vedo l'ora di vederlo a mezzo con tutti quanti. E poi, ecco, infatti, beh, sai qua che è arrivato. E non vedo di vederlo con tutti quanti a mezzo, perché anche perché è sempre un'esperienza diversa e migliore. Però devo dire che in quanto hype sto proprio sotto. E, tra l'altro, adoro pure Catherine Newton, quindi c'è tutto di quel film, mi dovrebbe piacermi, però non riesco ad avere hype. A parte, bravo Juan, che specifica, a prescindere che te non piaccia, infatti è bruttissimo quando gli ultimi... non ho visto un bel trailer ultimamente, tutti che spoilerano o comunque non raccontano... Come dovrebbe raccontare un trailer, un film? Secondo me tipo MODOK è il tipico personaggio che avrebbero potuto lasciare tenuto nell'oscurità. Nascosto, no, fino all'uscita del film. Ah, io pensavo in generale lasciarlo, no, visto come è uscito, lasciarlo comunque. Sempre. Però sì, stanno calcando un po' la mano in quel senso, però suppongo ci saranno anche un po' di sorpresine. Però a parte questo, allora, io nel senso, più o meno stessa cosa, nel senso che chiaramente è un film Marvel, è un evento, eccetera, eccetera. Poi si parla di multiversi nel vero senso della parola. Però in realtà l'hype è soltanto, devo dire, relativo proprio a Kang. Cioè, Jonathan Majors secondo me ha rubato la scena in Loki quando l'abbiamo visto in quell'ultima puntata nei panni di colui che rimane. E sono troppo troppo curioso di vedere invece com'è la sua versione di Kang, che a detta sua, a detta di molti, sarà completamente diversa da colui che rimane. E è la cosa che più mi attira di questo film, sinceramente. Cioè, non vedo l'ora di vedere questo Kang, anche perché, ecco, sarà il nuovo cattivo delle prossime fasi, quindi chiaramente, cioè, deve essere fatto a dovere, diciamo. Però per il resto sì, nel senso, mi aspettavo qualcosina di più anche dalla promozione, però magari il film mi sorprenderà, esatto, a tutti gli effetti. Esatto. Allora, Kang and Baya non morde, ricordiamolo, esatto. Questo sì. Ricordiamo. No, comunque veramente, anche perché a me purtroppo anche la parte puramente di facciata estetica non mi sta facendo impazzire. Cioè la Marvel, i Marvel Studios, scusate, hanno sempre giocato molto con una reinterpretazione molto realistica e molto... non lo so, sul pezzo con l'estetica contemporanea dei fumetti. Cioè non ci hanno messo nel primo film le ali di Asterix all'elmo di Thor, capito? Quello intendo, se l'avessero dovuto fare. Invece ultimamente fino a WandaVision si distaccavano, ma usavano i costumi originali per fare delle battute. Ah, guardate, mettiamo WandaVision, come dovrebbe essere nei fumetti. E fin lì, a parte Agatha, che era un design veramente bruttino, se la giocavano. Poi già con Falcon e Winter Soldier, per quanto abbia adorato il Captain America di Sam Wilson, il costume era già un po' troppo fumetto, preso e riportato esattamente come era nel live action. E per quanto fatto bene, comunque un pochettino fa strano. E da lì in poi, non lo so, i costumi, sto parlando proprio di costumi, di estetica, di modo che è fatto così, lo facciamo così. Mi aspettavo un po' più di rielaborazione, non lo so, troppo fumetto. E lo so che è brutto da dire, perdonatemi, però il bello di avere media diversi da esplorare è anche rielaborare il linguaggio visivo, quindi boh, mi aspettavo qualcosina di più, però... Perché vedremo. Nel senso, ora hanno un po' sdoganato, no? Proprio la fedeltà ai fumetti. Hanno visto che in realtà il pubblico li accetta, e un certo tipo di pubblico forse, e quindi ecco, magari Namor bellissimo, qualche anno fa sarebbe stato infattibile. Però ecco, anche Namor non è proprio... cioè col costumino, le ali così, cioè capito, si sarebbe inventato un'altra cosa, capito? Sì, vero, però è un po' più... MCU Namor rispetto a, per dire, MODOK, capito? MODOK è proprio... Sì, cioè Namor ha anche a livello di casting... Namor l'avrebbero reso diverso. Non è stato fatto a MODOK, esatto. Esattamente.
Perché Tom Holland? Ma perché sì, siamo adatto? Perché? Sì, prossimo. Muta o nudo, non ho capito che è successo, Ves. Allora, dicevo... No, niente, quindi questo è il mio ragionamento veramente puramente di facciata, non c'entra niente. Anche perché, dai, facciamo un bel dissing. Cioè, e anzi, se puoi fare del dissing pro di sì, te pensa. Anche perché è brutto quando esce un costume Marvel, magari ultimamente non proprio... un po' troppo fumettoso, dicono oddio stupendo, uguale al fumetto, poi esce quello di sì, uguale al fumetto, dicono che poracciata, è un cosplay. Allora, poverini, a me, io non vado matta per i film attamenti di sì, perché non mi hanno fatto impazzire gli ultimi anni, però porelli, loro ci provano e si beccano la merda, dall'altra parte ci provano e si beccano il wow, quindi poverini, non è giusto, cioè, se vi piace un tipo di estetica dovrebbe piacervi in entrambi, certo, poi dipende come sono fatti i costumi, per carità, però, insomma. No, ma infatti sono d'accordo. Ah, sei d'accordo. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno Andrea, ben trovato. Twitch Tom dice una cosa. Bello, questa fase 4 e paragonando alla fase 1, quando ancora non conoscevamo l'obiettivo della macrofase, mi sono reso conto che le problematiche maggiori riguardano la caratterizzazione dei personaggi. Non hanno idiosincrasie, sembra aver già assunto la visione morale che le caratterizzava per tutta la saga. Posso usare il tuo commento e copiarlo e incollarlo citandoti ovunque, perché hai riassunto dove è perfettamente il mio problema con la fase 4, non tanto i film, perché ci sono film veramente fatti bene, ok? Ti dice una che ha adorato Black Widow, per esempio, nonostante abbia un sacco di difetti, però per esempio Black Widow forse è uno degli ultimi, forse anche Black Panther si riesce, tutti Black arrivano, riesce a inserirsi in questo insieme, che ha quello che dici tu in alcuni personaggi, cioè riesci a vedere un minimo di, non lo so, di caduta del personaggio, di il personaggio che si rialza, di percorso classico dell'eroe. Invece, la maggior parte dei personaggi della fase 4 li ho visti esattamente come dici tu, sono molto loro. Cioè, hai Ant-Man e Ant-Man dice ho perso troppo tempo, devo salvare mia figlia. Ok, va bene, lo dice anche nel primo, ma nel primo lo dice non perché è un eroe ed è quello che dice Ant-Man, ma perché è un uomo distrutto che ha come unico obiettivo quello di salvare sua figlia per potersi... Cioè, è un altro, è lo stesso personaggio, ma le ho trovati alcuni fatti molto meglio a livello proprio di percorso. Lo stesso Captain America, per quanto fosse stereotipato nel primo Vendicatore, doveva essere così perché poi è riuscito comunque a plasmarsi, andare avanti. La cosa di questi personaggi lo trovo molto azzeccato, secondo me. Infatti dice Twitch, Tony era un uomo che non ha niente pur avendo tutto e finiva con lasciare una famiglia. Steve era un soldato gracile col cuore forte e finisce con l'amore della sua vita. Thor era una divinità irresponsabile che arrivava a capire il proprio ruolo. Bruce, uno schizofrenico che doveva accettare quella parte di sé. Continua con il momento che c'è. E questi nuovi sono sbiaditi, non riesce a distinguere l'uno dall'altro, non mi ricordo nessuno degli Eterni, Shang-Chi non pervenuto, che poi gli Eterni erano pure una categoria a sé, se ci pensi, avevano anche i loro problemi, figurati. Però ho trovato, senso, allora... Magari quello può essere pure una bella parentesi, però magari può aver senso il discorso per tutti gli altri supereroi. Anche perché nominando Shang-Chi, per esempio, a me il film era piaciuto molto, ma come personaggio ho trovato più umani gli Eterni, per esempio, rispetto a Shang-Chi. Cioè, ho trovato più umano, non lo so... la ragazzina che vuole essere solo umana e vuole smettere di fare le cazzate rispetto a uno Shang-Chi o ai personaggi di Shang-Chi, tipo la sorella, secondo me, che tosta, fighissima, design stupendo, ma come personaggio non pervenuta, secondo me. E molti degli Eterni, da Athena a Gilgamesh, hanno un legame più umano. Sono di parte, io gli Eterni l'ho adorato. Ma proprio per me è il migliore della fase 4, cioè è spettacolare come film. E sono gli stati più umani di molti, quasi tutti i personaggi della fase 4 e includo anche le serie TV, anzi soprattutto le serie TV, quindi non lo so, ci provano, non sono dei fallimenti totali, però sembrano, come dici tu, andare nella direzione che devono prendere. Cioè Miss Marvel, per esempio, ho adorato i primi episodi perché lei era esattamente quel tipo di personaggio, quella ragazzina. Poi si perde, visto che deve diventare Miss Marvel, fa un percorso molto statico, molto... Sì, come se tutto, diciamo, fosse già stato scritto, sì. Lei dovesse per forza seguire quel percorso. Seguire una parte, esatto. Senza necessariamente, esatto, diciamo, apprendere sulla sua pelle. Sì, sì. Sì, sono d'accordo. Le girachie, no! Questo era il dissing. Comunque sì, ecco, il mio riassunto sulla fase 4 è un po' questo. Volevo un attimo tornare a questa fissa, perché volevo raccontare un grandissimo...
Ah, non abbiamo... Un grandissimo fallimento personale. Ok, aneddoto. Dopo partiamo con la DC, sì, come ha chiesto nei commenti. Allora, qua proprio mi sto proprio smerdando davanti a tutti. È bello perché per una volta non c'entro niente. Mette in evidenza la mia ignoranza in fatto di videogiochi. No, non fategli del male, se già allora, fatto del male da solo. C'è stata regalata un po' di tempo fa la Xbox One X. Ok. Perché dobbiamo vederci Blu-ray ma 4K, e abbiamo detto cavolo, questa possiamo giocarci, possiamo vederci Blu-ray e pure Blu-ray 4K che abbiamo ma che non possiamo, potevamo vedere fino a quel momento. Ce l'hanno appena trasferiti, ce l'hanno regalata, ho detto ma che bello. Fine. Il mio contributo a questa storia finisce qua. Quando ci hanno regalato una Xbox One X. Quando è stato il momento di ordinare Hogwarts Legacy, fra le varie scelte, cioè avevo due possibilità, nel senso fra i vari supporti, ho detto cosa ordino? Xbox One? No, ma io non ho la Xbox One, io ho la Xbox One X. X, X. Non ho una PlayStation, quindi togliamo tutta la parte PS. E a un certo punto ho quindi detto, e quindi devo ordinare la Xbox Series X, perché c'è una X sulla mia, e quindi la serie è quella X, quindi io prendo una X. Ah, quindi non devo aspettare fino ad aprile, posso giocare come tutti quelli fighi il giorno di uscita, il 10 febbraio. Poi mi è stato fatto notare proprio qualche giorno fa da Bischi, un amico, che ha detto, Mirko, ma... Tu sei sicuro, vero, di aver fatto l'acquisto giusto? Sì, certo. Perché la Series X è una Xbox ancora più avanti rispetto alla One. Ok che la tua è One X, però non è... Però non è Series non è X. Cosa. Ho detto... Applauso alla Xbox per aver scelto comunque dei nomi veramente terribili. Chiudiamo. E quindi allora sicuramente non sono un corvo nero da quanto sto raccontando, però quindi che succede? Non ti preoccupare. Che sì, ma neanche boomerato, è proprio ignoranza totale. No, però sono boomer, cioè, molto preparati sull'argomento, quindi sì, a parte, ma più che altro per me continua ad avere senso questa cosa, capito? Cioè, se io prendo un gioco... È colpa della Xbox, non è colpa di me! Se io prendo un gioco della serie X, io c'ho una Xbox One X, quindi prendo quello... Però la Xbox è tutta X, è la Xbox. Vabbè, devo fare un reclamo. La sintesi è che eravamo in treno, alta velocità, parlavamo di questa cosa con il nostro amico e a un certo punto volevamo solo urlare, solo che avevamo di fronte due ragazze al tavolino, pensavo... Mirko, mi stai dicendo? E lui dice, quindi è stato tutto così, è stato molto molto bello e a un certo punto abbiamo cominciato a fare dei piani malefici al limite della legalità per cercare di capire come cavolo giocare il giorno di uscita, perché non si può non aspettare, allora, senza offesa, ma noi non possiamo aspettare. In realtà abbiamo visto subito quanto costava una Series X, però non era proprio il caso. E abbiamo subito detto, no, ok, lasciamo perdere. Però, perché spieghiamolo a chi male non lo sa, nel senso Hogwarts Legacy uscirà a febbraio per una serie di Series X, PlayStation 5, le console 5, di ultima generazione, PC, mentre ad aprile uscirà per Xbox One, ad esempio, e a luglio addirittura per Nintendo Switch. Quindi c'è un po', non uscirà tutto in contemporanea. Però per rispondere a Bess, no. Perché lo prendiamo semplicemente per PC. Il PC dovrebbe farcela, dovrebbe essere abbastanza potente, quindi lo prendiamo per PC. Stavolta, quindi risolviamo. Stavolta non pensiamo noi che il PC sia potente, abbiamo chiesto a 3 persone diverse che se ne intendono. No, sapevamo che fosse potente, sì, però... però abbiamo sicurezza... Ma in realtà se andate sul sito di Hogwarts Legacy ci sono anche le specifiche, dei requisiti per PC. Vabbè. Eventuale prossimo figlio di Mirko Voglia, l'Xbox Triple SS, ok, figlio. Stessa cosa. Il GameCube, stessa quindi, cosa. Sì, vabbè. L'hype è reale, l'hype c'è e abbiamo rischiato di ucciderci l'hype un pomeriggio, venerdì pomeriggio. Però abbiamo risolto e questo è l'importante. Devo fare un reso, mi sa. Sì, credo anch'io che debba fare un reso. Sì, perché l'abbiamo preordinato da mesi, cioè lì dovrebbe... Cioè, c'è ancora in arrivo il 10 febbraio per Xbox Series X, quindi non la nostra. E vabbè, comunque, finita questa parentesi splendida, ringraziamo. Grazie Giamatte, probabilmente ti abbiamo fatto un po' pena, e allora hai detto dai poverini, ma diamogli una gioia.
grazie, continua con questi racconti tristi. Altri racconti tristi. No, no, era solo per dire, a quanto pare funzionano, continuo. Vabbè, comunque, c'era un'altra domanda che ci è arrivata. Terza di The Last of Us, l'abbiamo vista in realtà proprio ieri sera dopo una splendida riunione di condominio. E terza di Last of Us vista. Non voglio parlarne. Non parliamone. No. Terza di La Sua Sì. No, sì, non voglio l'abbiamo... parlare neanche di La Sua Sì. Ah, neanche quello. Pensavo no. della riunione non volessi parlare. Quello a prescindere, sempre delusioni. E... Mai una gioia. Però, il Mai una gioia si è protratto per l'episodio di La Sua Sì. Angie è un po' traumatizzata dalla terza puntata. Allora, posso dire una cosa? Adesso mi uccideranno. Bellissima, eh. Cioè, nel senso, penso di aver avuto un... Oddio. Silenzio, pianto disperato, interrotto fino alla fine. Quindi la premessa è questa. Devi fare le premesse perché sennò la gente poi ti lincia, capito? Poi oppure prendono i pezzi da YouTube e dicono guardate sì, cosa tanto, pensano quelli di Bethesda. Tanto prenderanno quello che stai per dire. Esatto. Però per quello che era il web, cioè, regà, diamoci una calmata. Nel senso che se non avessi avuto tutta quella pressione mediatica che mi diceva che mi stavo perdendo perché avevo visto con 2 giorni di ritardo la roba più bella che avessi visto in vita mia, me la sarei gustata ancora di più, va bene? Ok, questo era quello che volevo dire. Per il resto mi ha devastato, mi ha ricordato tantissimo, senza spoilerare, un passo di V per Vendetta, mi sembra palese quale. Ah, certo. Ok, per alcuni aspetti, l'amore ritrovato in momenti in cui non ti aspetti di trovarlo, e anche perché tu, come purtroppo persona, sei talmente rischiato a non aspettarti trovare la felicità, quindi è una roba bestiale. Per il resto è stato... Non abbiamo ancora parlato. No, infatti, che ma... è finita, io continuavo a piangere, ti dico quando abbiamo pianto, si è spento il televisore e si è rimasti un po' lì in silenzio, quindi non abbiamo ancora parlato, ti è piaciuta? No, ma in realtà non ne avevamo ancora parlato, però in realtà sono pure d'accordo con il tuo discorso di prima. Ah, che grazie! No, mi sentivo una merda! Non lasciarmi qua da sola, sentirmi una persona orribile! No, io l'ho trovata... Allora, la cosa della sto fase è che sembra veramente tutto al suo posto. Perfetto, cioè, sì. Ogni cosa al millimetro è lì dove dovrebbe essere. Ed è un commento positivo, E si vede che, nel senso, c'è stata una cura, c'è una cura dietro, impressionante. Ma tanto cioè, amore, secondo me. Per chi me, non è, per noi che non siamo videogiocatori, cioè, è una storia già di per sé alla terza puntata estremamente coinvolgente. È umana, e anche una parentesi come la sterzata che fa il terzo episodio. Non è facilmente gestibile solitamente, anzi uno potrebbe sentirsi meno coinvolto, però esatto. Per come poi è perché incastrata, ti aspetti la storia un po' apocalittica, per come è incastrata nel discorso, nella cronologia bellissimo, degli eventi, e in realtà è una parentesi molto bella che dà tantissima profondità stupendo a tutta la storia, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo, cioè oramai sembra che tutto debba correre chissà dove, arrivare al punto, invece qua si prende il suo tempo e ci racconta poi una bellissima storia. E però sono d'accordo sul fatto che, nel senso, la migliore siamo puntata nella storia della televisione non la definirei proprio così, nel senso perché è bellissima, però è bellissima, niente di più. Poi ora vediamo come andrà avanti poi tutto il racconto, però... Anche perché è tosta, cioè è così bella questa puntata che metterla già al terzo, tu dici giustamente... È una mossa pericolosa perché magari il pubblico generale si aspetta un prodotto, invece tu piazzi ma è pericolosa anche perché tu hai messo l'asticella veramente in alto con questa puntata. Cioè devi, non dico reggere questo livello, ma devi comunque andare molto bene nelle prossime... Sì, che poi se ci pensi, ecco, non vedi manca protagonisti tutto il tempo, è spettacolare. Sì, protagonisti praticamente non li vedi, è ma spettacolare. Anche diciamo gli antagonisti, i clicker, eccetera. Bravo. Anzi, c'è solo un assaggino, anche un bel assaggino, però poi basta, cioè, è tutt'altro. Ma infatti... The Last of Us poi ci fa vedere altri Last of Us in questa puntata. Poi, non so te, ma vedendo tutto questo... Dopo una pandemia, non c'entra ovviamente tutto molto romanzato. Quello è un altro discorso, sì. Sì, però ti fa stare ancora più male. Cioè, parlare anche prima della storia di Bill e Frank, tutto il discorso su quelli evacuati dalle campagne, tutta anche la transizione che ti dice una cosa orribile che tu vedi, ma non te la dice ad alta voce. Cioè, si parla di infanticidi comunque. È devastante, è fatta veramente bene
contatto, con gusto, e secondo me, davvero, a parte è curata, c'è un cuore dietro questi progetti, lo vedi. Cioè, sono progetti magari anche meno belli, però quando c'è qualcuno dietro che ama il prodotto, si vede. Cioè, lo rispecchi in ogni aspetto. Ah, soprattutto a partire dai personaggi e le storie che raccontano. Questa è stata devastante. Cioè, non lo so, è la cosa più semplice del mondo, perché alla fine l'apocalisse o quel cavolo che è, serve come pretesto per creare l'inizio di questa storia, ma tutto il resto, che ci sia o non ci sia un'apocalisse fuori, non te ne frega niente, è un racconto umano e quotidiano per molte persone. Cioè, non è una storia che dici, oh mio Dio, questa cosa, chissà se succedesse. No, succede tutti i giorni a tante persone. È una cosa così, non lo so, ti rispecchi tantissimo in molti aspetti. Non ti sta raccontando una storia irraggiungibile con personaggi che fanno cose impossibili o che vivono esperienze al limite. Perché quello che hanno vissuto loro due, specialmente nel finale, è vero, è reale per molte persone adesso, quindi è devastante, veramente, veramente devastante, bellissimo. Più commento la storia tra Billy e Frank o quella del protagonista? È simpaticissimo, tu dici no. Vabbè, no, ragazzi. Vabbè, chiediamolo, parte il sondaggio. Ma no, 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 ma dai, ma questo è dissing contro Tenet, no, che c'entra? Ma sei una persona orribile, non potevi fare un sondaggio su... su The Last of Us e basta. Sto scherzando, dai. Dai! Era per scherzare. No. Cioè. Comunque. Comunque peggio i condomini dei clicker. Sì, aspetta, dov'è la domanda? Ma neanche torna. I condomini, peggio... No, non è vero, non è vero. Anzi... Gli ex amis. No, neanche quello. Peggio sono tutti le cavolo di pratiche burocratiche che continuano a cambiare, che ti impediscono di avere una casa in cui vivere. Però vabbè, comunque... A parte quello. Bellissima, però dice, diciamo che da oggi chi scrive serie deve avere a che fare con una cosa simile, sì, una delle cose migliori di sempre. Assolutamente sì, è veramente una delle più belle, è fatta bene, come dice amico, niente fuori posto, e ti coinvolge senza anche che te ne accorgi. Non è una cosa, non è una roba alla Trono di Spade che ti dà una botta emotiva così forte che dici, è graduale, è lento, è doloroso, è graduale, è veramente, veramente bellissimo. La mia conquilina apprezza molto la storia di Billy e Frank, insieme a lei è piaciuto che le abbiano dedicato un intero episodio. Sai cosa, questa è un po', penso, il pregio da una parte, per chi apprezza queste cose, e il difetto di chi non apprezza le serie TV. Hai il tempo di fermarti. Se fosse stato un film, sarebbe stato, esempio, Scemo mio di prima, V per Vendetta, in cui una piccola parentesi, ok, su uno spaccato della società, delle conseguenze di una guerra, di un apocalisse, di una pandemia. Vabbè, essendo una serie TV, riesci a dedicare, puoi concederti il lusso di dedicarci un episodio. C'è questa cosa l'apprezzo, questa cosa non l'apprezzo, ci sta. Volevo che sia atto di scrittura, di fare scuola e far capire come si scrive una serie. Sì. Sì, questo assolutamente. Più che altro... Anche far capire che ci vuole tempo per scrivere come si deve, nel senso che è chiaro che se e che non tutti sanno scrivere, A parte non siamo tutti artisti, tutti no, non è vero. Però non so, vedendo pure della sfase, quando ho detto che ogni cosa sembra al suo posto, sembra proprio che c'è stata una bella riflessione dietro, e una... a parte che chi sa scrivere, ma che non ci sia stato nessun tipo di fretta nella stesura. Cioè, mi sembra una tendenza molto frequente di questo momento, perché i videogiochi e con molti adattamenti, perché spesso in passato abbiamo avuto adattamenti di anime o videogiochi al limite del bestiale in senso negativo, cioè al limite del io muovo la cartoccia e ve la tiro dietro perché siete imbarazzanti. Quindi hanno così giustamente paura di creare un prodotto che non solo che deluda i fan, ma che sia un flop colossale, che ci mettono molta, molta, molta cura e che trovano le persone giuste. Esempio Arcane. Cioè, quella anche a me è sembrata una serie che aveva tutto perfettamente al suo posto, che faceva riflessioni anche lì, al certo, togli la parte, nella sua vasa apocalittica, togli lì la parte sovrannaturale e magica, è tutto molto umano e te lo raccontano con molta cura e molto cuore. Hanno proprio, quando prendi i prodotti più intellettuali così in alto, a livello di cultura pop,
hanno questa, giustamente questa paura che tutti dovrebbero avere, diciamolo, tutti dovrebbero avere questa paura. Perché non vi cacate tutti un po' sotto quando toccate le metà intellettuali così grosse? Perché veramente è vero che ci sono adattamenti ben fatti e fatti male, cioè è normale, però c'è questa tendenza a fare le cose o molto molto bene con prodotti e metà intellettuali molto grossi o molto molto male. Cioè non c'è una via di mezzo. Hai veramente, forse siamo così stupiti alla qualità di Last of Us perché ultimamente non abbiamo avuto qualità dal punto di vista di cultura popolare e progetti di cultura pop. Non lo so. Sbaglierò? Si può dire che il vero antagonista di questa serie non ha mai giocato sia il governo e l'esercito, no? Anche guarda, qua è molto velata la cosa, sì, sembra. Io anch'io non ho mai giocato, però per come ce l'hanno reso, poi soprattutto in questo episodio, c'è un momento in cui ti dimostra poi la spietatezza di chi prende le decisioni. Esatto. E però anche, cioè, senza spoilerare, i protagonisti stessi, è vero, molto spesso ad alta voce dicono loro contro il governo, ma in quel momento in particolare ti riferisci tu, Joel dice una cosa che sembra non tanto accusare quello che ha fatto il governo, ma spiegare la logica dentro quello che ha fatto, che è orribile, è disumana, però in quel momento sembrava la cosa giusta da fare. È orribile, è veramente orribile. E i protagonisti lo dicono spesso, però addirittura i protagonisti stessi molte volte si fermano e ti dicono è successo questo 20 anni fa perché si pensava che facendo così è orribile. Però è no, lo so. Però anche a me sembra assolutamente quella la direzione. Al tempo stesso, nella prima, non mi ricordo, oh mio Dio, sono una persona orribile. Una per forza delle due. Quando c'è lo scontro tra i Firefly e il governo, da entrambe le parti vedi un approccio, da una parte nazista, se si può dire su Twitch, fascista, da una parte terrorista, se le danno a vicenda, capito? E questa cosa mi intriga tantissimo, è molto molto bella come riflessione sulla società, però vorrei vedere come si sviluppa. Ovviamente sì, cioè, i clicker e l'apocalisse e i funghi e tutto quanto sono sempre un bellissimo accessorio per raccontare qualcos'altro, quindi non vedo l'ora, sinceramente. A mio avviso, The Last of Us è una serie gestita da un grande cuore e mente fredda. Druckmann e Mazin hanno avuto la freddezza di tradire quando necessario alcuni snodi da radire il videogioco, inserendovi il cuore. Al contempo hanno mantenuto il design, le dinamiche action, la rete agile del gioco senza avere la supponenza di creare qualcosa di originale. Questa è la perfetta sintesi di come si dovrebbe adattare qualcosa. Sono d'accordo. E senza aver paura di tradire quando necessario, perché sono cioè è un medium diverso. Quando inserisci personaggi, inserisci dinamiche. L'importante è con tutti gli adattamenti che mantieni il cuore. Molto spesso fanno un copia e incolla becero e il cuore non c'è per niente. Sì, per fare una battuta della sua sostiene la dieta no carb. Già. Mannaggia alle farine. Qua purtroppo so che oramai mi sono condannato da solo a essere sfottuto, ahimè. Ci sta. Però sì, Twitch la fa notare, comunque arriva anche su PC a marzo, ottimo. L'unica cosa che mi è mancata del terzo episodio è la parte di flashback iniziale. Le prime scene d'apertura ti lasciano un senso di angoscia impressionante, vero? Specie il primo. E lì è tutta brava di scrittura. Sai che tra il primo e il secondo non so scegliere quale mi ha dato più angoscia, perché il primo è una riflessione, sempre teorica, su quello che potrebbe succedere durante una pandemia del genere. E tu hai pure il vissuto post-pandemico per starci malissimo. Ma il secondo, non lo so, è stato ancora più reale. Cioè, è sempre una riflessione di abbiamo questa pandemia probabilmente in corso, cosa facciamo? E il discorso del secondo episodio è non facciamo niente, ammazziamo tutti. Ed è orribile! Mi ha svuotato quell'episodio. È così crudo che fa stare veramente male. Cioè, ecco, anche in quei casi, quella frase detta in quel momento non è il governo che la dice, è una scienziata, è qualcuno che è dentro l'ambiente, qualcuno che sa che moriremo tutti. E quindi dice, che facciamo? Ammazziamo tutti. E vamo con la scena, è troppo potente, veramente. Però qua arriva dopo, dice, bene, sarebbe stato ridondante, e qua racconta la riga che arriva dopo il preambolo con Joel Ellie. Beh, ti mostro un bel assallamento, sì, nel senso, mamma mia, quella roba è... No, è quello, quando parlavo di infanticidio parlavo di quello, veramente...
Mamma mia, non vedi niente mai, sì, capito? Fran, quello pure diceva Angie sul fatto che oramai fa molto specie vedere cose simili. Sì, e rispondiamo alla domanda di Luca. Parlando Abbiamo chiuso la stovaso, scusate, magari parleremo dopo. Ci torniamo dopo. Rispondiamo un attimo alla domanda di Luca, perché sì, nel senso, vediamo un articolo della rassegna, perché sta per svolgersi il Super Bowl 2023, dove sarà presentato anche È vero, che bello! Uno trailer dei time. Film di sì più attesi in assoluto. È vero. In realtà cioè questo film, paradossalmente sì. Questo film in realtà questo film ci sperano in molti, nel senso che anche Gunn qualche giorno fa durante la presentazione ha definito probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati, The Flash. E quindi ora ha aumentato un po' la nostra curiosità. No, per niente. Qua, sai, quando dicono queste cose mi uccidono l'hype proprio. Ma no, ti giuro, tra poco vedremo finalmente. Ma anche mai realizzati, ci avete messo 10 anni con 10 registi diversi, 50 attori diversi e 50 sceneggiature diverse. Vorrei anche dire, grazie a K, cioè, nel senso, al 50° tentativo siamo riusciti a creare la ricetta perfetta per la lasagna, ma le 49 precedenti facevano schifo. Grazie. Comunque, veramente, io sono curiosa per Flash, proprio per il vissuto di Flash. Non per nient'altro. Aspetta, ripeti? Cioè, sono curiosa perché, cioè, poverino, sto film, pareva sì, sì, sì. Iniziato, no, posticipato, no, morto, sepolto, no, resuscitato, no, scherziamo, non c'è, no, aspetta, no. Cioè... In realtà è Ezra Miller, che è un po' come Mida. Esatto. Tutto quello che tocca. non tanto merda, quanto problematico, diciamo. Allora. Però, se avete letto le notizie su Bad Taste, sapete anche che... Ezra Miller è stato comunque difeso dalla nuova dirigenza e soprattutto hanno rimandato a quando si rimetterà al 100% a livello poi psicologico tutti i discorsi sul suo futuro. Però sembra che, ecco appunto, anche la nuova dirigenza ci tenga molto a questo film e quindi presenteranno qualcosina. Forse è la base per creare tutto quello che vogliono fare dopo. Non è che ci tengono, è che senza questo film non possono fare film. Qualcosina al prossimo Super Bowl. È la prima volta che la Warner torna al Super Bowl in 17 anni. E dei quanti? 17. Sei serio? Sì. Sì, Angie. 17 anni fa, veramente, molti non erano ancora nati. Che invece. L'anno scorso l'evento è stato seguito da 112 milioni di americani e quest'anno il costo medio di uno spot televisivo sarà di 7 milioni di dollari. Quindi si tratta di una vetrina importantissima, e non tutti cercano di, cioè, scommettono su questa vetrina. Warner non ci ha mai scommesso negli ultimi anni, invece tornerà a scommetterci. 17. Perché presenterà, ecco, un assaggio di The Flash. Poi il trailer, come abbiamo saputo, dovrebbe arrivare al cinema con Ant-Man and the Wasp, Quantumania, qualche giorno dopo. Quindi avremo un piccolo assaggio. Che c'è? Perché sei così in dubbio? Sì, Angie, certo. Che c'entra? Come che c'entra, eh? È un film di punta e non è che stanno a pensare alle concorrenze. Ah, ok, no, pensavo mi dicessi allegato al film di sì, blablabla. Universal tocca con alla Universal toccherà Fast and Furious 10, perché sta piangendo già, sì, non vedo l'ora di vedere non vedo l'ora di vedere questo trailer, per cui la Universal ha organizzato un vero e proprio lancio, una specie di premiere legata al trailer. Lancio, cioè, ha lanciato una macchina e hanno visto con tutto il cast, e l'appuntamento è fissato a tra pochi giorni, quindi prima del Super Bowl. Non è chiaro se Universal proporrà anche un contenuto di Super Mario, però proporrà ancora meglio un contenuto di Cocaine Orso, il film di Elizabeth Banks. Ah sì, guarda, tra Super Mario e Cocaine Orso preferisco proprio vedere Cocaine Orso. Sì, lo so, però Cocaine Orso è un film abbastanza folle. No. E sono curioso di vedere quanto farà al botteghino. Però in questo caso, visto che gli spot durante l'evento costano di più, questa volta si tratterà di uno spot di 15 secondi prima dell'evento. Quindi risparmierà un pochino. Disney metterà in moto un po' tutto, nel senso che proporrà come al solito, cioè... proporrà, stando a Deadline, spot di Ant-Man, Guardiani della Galassia, La Sirenetta, Elemental della Pixar, forse anche Indiana Jones e The Marvels. Salute. Salute. Quindi però... fai 7 per? Ma 7 a spot? 7 milioni 7. Sì. Quindi 7 per 1, 2, 3, 4. Diciamo 4, dai.
Facciamo una media, facciamo per 5. Però magari, non lo so ora come funziona, però magari se proponi più di uno spot ti fanno il pacchetto. Tipo, ah, tipo il trailer di Disney Plus, che era uno spot di 5 progetti in uno, quindi... ci pensi, fanno... Noi vediamo un solo montaggio, di... è un montaggio, quindi mettono se chiamo solo 7. Uno dietro l'altro, è uno, è uno. E addirittura Indiana Jones e The Marvels. The Marvels effettivamente si sa veramente pochissimo. Esce a luglio The Marvels, però... Beh, ti ricordo che Guardiani esce adesso e abbiamo avuto un trailer. Sì, però qualche fotina l'abbiamo vista, eccetera. Sì, okay. Però è poco, sì, nel senso oramai... Ma anche Black Panther stesso abbiamo avuto pochissimo fino a... Sì, no, niente di particolare. Allora, Paramount. Paramount, lo studio dovrebbe promuovere Scream 6. Dungeons D&D! And Dragons, l'onore dei ladri. Transformers, il risveglio. Mentre purtroppo non ci sarà a quanto pare nulla di Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Per quanto riguarda Amazon IGM e Lionsgate, non si sa, non si sono sbilanciati gli studi, però potrebbero promuovere qualcosa come Creed 3, John Wick e qualche sorpresa. L'anno scorso, se non sbaglio, fecero Gli Anelli del Potere Amazon e qualche anno fa John Wick, quindi potrebbe avere senso. Potrebbe. Può essere, non può ma sarà, essere. Diciamo, una notte particolarmente... Che è, scusa, mi sono persa la data. Il 12. Ah, domenica sarebbe notte. Domenica, sì, come al solito, domenica notte. Domenica notte, quindi... Faremo la diretta? Non lo so. Allora, nel senso... Potremmo. Ti spiego solo può questa essere. Cosa. La questione del Super Bowl è che spesso gli spot escono prima. Quindi chi ce lo fa fare? Nel senso, no. Avessimo garanzie che effettivamente escono nel corso della notte, sicuramente usciranno, avrebbe il suo senso. Noi abbiamo fatto una diretta Super Bowl, se non sbaglio. Però è successo un anno, ma non mi ricordo quale. Forse quella della pandemia. Non mi ricordo quale anno, però sono usciti tutti prima, perché era nel pregame. Quindi i più importanti... Vabbè, potremmo farla nel pregame, la diretta, e poi li commentiamo per mezz'oretta e poi andiamo a dormire. Ho qualche dubbio, ma non lo so, Angie. Ti farò sapere. Ti farò sapere. Angie, commentare spot di super. È difficile. Nel senso che D&D sono di parte. Cioè, a Lucca quelle cose che abbiamo visto mi hanno divertito tantissimo. Infatti, facciamo questa parentesi. Nel senso che in realtà i trailer non rendono bene il tono e anche il divertimento, lo spasso e anche la figaggine di... È vero, l'ultimo trailer di D&D non mi è piaciuto per niente. Cioè, se mi guardassi l'ultimo trailer direi sì, ok, lo andrò a vedere quando capita. Però quello che ho visto a Lucca... Sì, i trailer danno idea di generico film fantasy con scene divertenti. Invece abbiamo visto delle clip veramente belle. Io mi sono divertita. Sono uscita da Lucca e ho detto, vabbè, quando esce, raga? Ah, marzo, che cavolo. Quindi, per ora D&D... Però Super Mario, cioè come fai? Cioè ogni volta che abbiamo detto il gatto con gli stivali e prima uscì il trailer Super Mario, c'era più tra gli adulti che tra i bambini, era stupendo. Cioè non vedo l'ora di vedere, no, non è che ho più hype. È come chiedermi se ho più hype per Barbie o per Oppenheimer. Cioè io li voglio vedere tutti e due, non vedo l'ora che sia luglio, quindi... Ottima sintesi. Esatto. Super Mario e Barbie, D&D, Oppenheimer. Propongo una colletta all'istante che permette agli studi di comprare uno spazio... Sì, no, assolutamente. Tutti gli abbonamenti di oggi saranno donati alla Disney per permettergli di comprare gli spazi pubblicitari al Super Bowl. Ma voi che non siete sponsorizzati da 40? Hotel E40, mm-hmm. Non vi hanno invitato a vedere il nuovo spettacolo con i droni a Disneyland o ci sono problemi di alloggio? Visto... L'albergo è pieno al 90%. L'hai capito? L'ho capita e te la spiego dopo. Okay. Ma in realtà, Vess, uno spettacolo di droni l'abbiamo visto ed è stato molto bello. All'inaugurazione. Sì, però è un altro quello che ho visto adesso, che ti ho detto su Twitter. Sì. Quello sì. Che... Però ci sta, dai, che non invitino o non ci andiamo a ogni singolo evento. Poi vabbè, quest'anno sarà pure... Dio, sei andata lì, avrei filmato il mio momento, me ne sarei andata. Fallo vedere, non ce l'hai? Come non ce l'hai? Te l'ho mandato su Twitter? Cioè, l'amore lì, messo sull'Hollywood Tower gigante in faccia a Joss Whedon e a tutti gli hater, a quelli che non hanno capito niente della storia. Ma era quello... Oh. Ma tu mi hai mandato quello di Parigi? Sì, certo. No, non te l'ho mandato. Non te lo mando subito. E un altro dico solo che fanno... Sì, nel senso uno spettacolo di visto! L'ho visto! Ti mando subito, aspetta. Te lo mando subito, un attimo.
Abbi pazienza. Vai, vai. Su Discord ho messo il video, sì, non l'ho ancora visto, Bess, perdonami. Tanto leggevo... Ma l'ho fatto vedere io, non si ricorda, un tanto genio. Leggevo questo commento di Gallico che dice: è incredibile che realizzare due serie stupendi sia stato Craig Mazin. Bravo, sì. Che veda, sì, Una notte da leoni, o che realizzare ottimi film horror sia Jordan Peele. Sì, che viene dalla commedia. Potremmo provarci anche noi. Ma infatti sarebbe bello se Checco tornasse a fare film. No, però ma sono d'accordo. Visto ma... quello che porta nelle casse dei cinema, però per il momento... Ma sai cosa? È un discorso che ha molto senso se pensi anche agli attori. Cioè, alcuni attori drammatici più eccezionali che abbiamo visto erano attori comici. Da Steve Carell a Jim Carrey a un sacco di altre personalità eccezionali che hanno dimostrato che per essere un grande comico devi saper anche far piangere tanto, ma proprio tanto. Quindi, wow, complimenti. E sì, proporrei a questo punto Zalone con, non lo so, un dramma su Dante e Beatrice, non lo so, qualsiasi cosa. Arrivo, eh? Mai dire mai, eh. Cioè... Arrivo, sto arrivando, eh. Secondo me non è da escludere prima o poi. Anche se facendo commedia, comunque, il nostro Checco fa un botto di soldi, quindi vediamo Checco a fare un altro film. Un attimo, abbi pazienza, eh. Ma tu, ripeto, era... infatti mi ricordo che me l'avevi chiamato. Vabbè, fa niente. Ciao a tutti. Eccolo, non ho visto Nope, ma Jordan Peele per me è uno dei registi più sopravvalutati di sempre, però si decallica super a Jason. Non hai visto Nope. Guarda, allora forse... Allora, è un discorso molto interessante. Aspetta, comincia Mirko, vai. Allora, il discorso di Nope, che in realtà mi è piaciuto tanto, è un film che si prende il suo tempo, forse... Ah, eccolo. Grazie Luca Mazzocco. È un film che si prende il suo tempo, Luca. No, oh, finalmente posso dire Luca e dire Luca. Ciao Luca. Oh. Mi ha dato un peso, Luca. Però mi ha lasciato... È uno di quei film che ti lascia qualcosa... Continui a pensarci, non sai neanche cos'è, forse angoscia, forse angoscia, forse sicuramente angoscia, sì, angoscia, angoscia la parola giusta. E soprattutto poi ti fonde un po' il cervello, perché oramai quando vedo le nuvole dico, quella nuvola non si muove da stamattina, oppure se vedo una scimmia dico... Che cosa urli, vuole fare? Urlo e scappo, capito? No, è angoscia, sì, vedi? Angoscia. E... Get Out me l'ha piaciuto un sacco. Molto diverso da Nope. Però sì, nel senso, so che ha fatto il suo effetto Jordan, però secondo me soprattutto con Nope si è un po' riscattato dopo l'ultima volta, almeno secondo il mio parere, e si vede che è un regista che in realtà se ne sbatte pure un po' del pubblico, nel senso che se vuole... giustamente. Se vuole raccontarti una storia in 2 ore e mezza, quant'è, non mi ricordo quanto durava Nope, lo fa senza badare a eventuali spettatori infastiditi. però sì, godimi il personaggio 2022. Mi mette curiosità così, mi mette curiosità perché Get Out e Robetta, mentre noi è proprio inconcludente, Nope non manca... sì. Noi, sì. No, sai che non l'ho visto, tu hai visto Noi, per quello che dicevi di... Sì, non me l'ha piaciuto particolarmente Noi. Get Out mi era piaciuto, cioè... Get Out mi era piaciuto molto. Che... Giulia! Che ci fai qui? Salutiamo amici di Giula, che era in diretta poco fa. Grazie Giula! Ragazzi, ecco, parlando di Hogwarts Legacy, se avete voglia di vedervi, non lo so... gameplay interessanti, riflessioni cultura pop e roba interessanti, Giulia fa per voi, quindi andate stiamo a rompere facendo, le scatole. Stiamo facendo uno shout out. Sì, ma non lo so come si fa su questo stupido canale di Bad Taste. No, in realtà dovremmo averlo impostato, ma... Sì, ciao Marti, guarda quanta gente da Giulia. Ci capitano pochi no, punto esclamativo. Sì, lo so. Si fa così. Allora, Giulia, se non va, sappi che non è colpa mia. No, in realtà diamo la colpa a Eddie. No, perché io l'avrei impostato. E impostalo. No, gestisco io Twitch. Certo, ti accessi, Angie. Oh! Vedi, funziona, è tutto merito mio, ragazzi. Bravo Mirko, se non funzionava era colpa mia, visto che... Vai. Ciao il prof, buongiorno. Sì, anche il prof. Ciao ragazzi, stiamo parlando... Di che stiamo parlando? No, si parla abbiamo di cinema, finito, esatto, tu? Abbiamo però parlato di The Last of Us, abbiamo parlato del Super Bowl, abbiamo parlato della Marvel, non abbiamo parlato della DC, siamo fermati The Flash. Quindi ora parliamo pure della DC e ora stiamo parlando di Jordan Peele, giusto per darvi un contesto un attimo. Sì, in effetti sì, siamo un po' usciti fuori traccia, però il discorso era
Il discorso era che la DC è pronta a ripartire. Stiamo parlando di Nope, che è successo? Abbiamo finito. Dissate con noi, sì, soprattutto. Soprattutto. No, allora, piccola parentesi un attimo, scusate. Qui trovate la recensione di Bussano alla Porta, il nuovo film di M. Night Shyamalan, che abbiamo intervistato, l'intervista la trovate su YouTube. In Bussano alla Porta, il senso impareggiabile della tensione di M. Night Shyamalan si scontra con la difficoltà a risolvere trame assurde. Perfetto, grazie Gabriele per questo snippet di recensione. Ora non so cosa aspettare. È che è la cosa migliore, così esatto. Si va al cinema a vederlo. Esatto. Vabbè, io andrei al cinema comunque a vederlo, nel senso, se vi parlate sulla recensione per non andare al cinema o andarci, è un po' un problema. Insomma, in questi giorni... Abbiamo visto Black Adam al cinema, dopo aver letto le recensioni, quindi cioè, il coraggio ci vuole sempre. In questi giorni avrete sicuramente letto, finalmente, James Gunn. Ma dici che si è fatto platinato? Mi sono sempre chiesta. Cioè, il suo passaggio da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro. Dici che perché prima si tingeva ma era già bianco naturale sotto, oppure ha deciso di andare per il look di Daenerys Targaryen perché gli piaceva? Non so, però come vedi la barba è bella bianca, eh? Puoi decolorarti anche la barba. Il primo Thor purtroppo insegna. C'è un suo sbatti, secondo te? Non lo so, appunto dico, però capito, da un giorno all'altro, capito, magari era già, l'aveva già pronta sotto, ma se la tingeva o se la tagliava. Quindi è... Secondo voi, James Gunn è bianco naturale o si tinge? Fai partire il sondaggio. Lo faremo la prossima volta. Okay. Comunque, vabbè, quindi qua avrete sicuramente visto un po' di cose. Allora, come riassumere in breve un parere? Allora, uno, abbiamo già visto in passato, nel senso tutti questi grandi programmi, ok, sulla DC, abbiamo visto 10.000 film annunciati ai Comic Con di San Diego e non siamo mai riusciti a tenere fede ai loro intenti. La speranza è... credo sia vicina a una convinzione, è che James Gunn e Peter Safran finalmente riusciranno a dare un po' di senso a tutto l'universo, e, con un piano bello condiviso. Si vede che James, oltre a comunque i progetti Elseworlds, si vede che Gunn ha le idee belle chiare, ma lo si vede anche dai suoi film, che nel senso è molto deciso in quello che fa. Spero che riesca nel suo intento, non ha un compito molto facile, visto che il primo film a lanciare il capitolo 1 sarà Superman Legacy, con un nuovo cast e... L'ero perso tutto. Che era il 2025. Sì, perché in sostanza ora gli ultimi saranno quest'anno, credo il 2024 sì. Sarà pausa. Vuoto. E il 2025 si parte. Tu mi hai rotto... Sì, l'ho appena rotta, Angie, scusami. Tu sai, questa è l'unica molletta che mi dà soddisfazione nei capelli, vero? Te la compro. Non la trovi più. Cioè, stavi giocando. Sì, stavo giocando e l'ho rotta. Sì, stavo giocando questa molletta, scusate. No, non lo faccio più, Angie. Ormai il prodotto non lo fai più. Ma passando avanti... scusami, Mirko spacca. Passando avanti, dice... Te la compro, Angie, non ti preoccupare, si comprano. Ma perché dovevi toccarla? Era un, non so, un, come si chiama, un antistress. Tocca il mouse, così rompi il mouse, che ne so. Costa un po' di più il mouse, Angie. Cacchi tuoi, anche la molletta, non ho capito. Invece no, ma ce n'ho 50.000, ma questa è l'unica che mi... Dove l'hai comprata, Angie? Ma avrà 20 anni sta molla, cioè non l'ho rotta in 20 anni, l'hai rotta tu, come hai fatto? Sì, cioè è una molla, come hai fatto a rompere la molla di una molletta? Si è rotta da sola, Angie. Non l'hai neanche detto ad alta voce, hai aspetto che me ne accorgessi. Io riflettevo che parte con un progetto di 10 anni e il primo del 2025, vuol dire che chiude nel 2035, vuol dire che... Ma allora, questi discorsi ti portano al ban, sappilo, per favore. Non parlare di queste cose, perché sennò io gli dico quando uscirà l'ultimo di Animali Fantastici probabilmente sarò nonna, quindi evitiamo. Perché esce. Quindi ti prego, no. Luca... L'incredibile! L'hai capita, vero? Ti pare? Ah. Però se la canti come scritta, canti come adattano... Come adatta la Bella Bestia? L'incredibile Mirko! Anche quando, se quelli che non conoscono la metrica ma adattano i musical Disney. Esatto. No, io più che altro adesso stavo pensando, nel 2025 escono, cioè a quanto pare, c'è cioè un film di Batman, il film di Superman, il film di Batman... No, scusa, The Batman 2... poi uscirà i Fantastici 4, cos'è, Avengers, uscirà il mondo nel 2025, forse anche Star Wars, quindi... 5.
2025, prepariamoci. Io posso dire la mia, la penso un po' come Mirko, ma non per colpa di Gunn, perché un po' per colpa di Gunn, nel senso che penso che mi piace tantissimo come autore. E ho questa sensazione spiacevole che quando gli studios fanno fare, lasciano, sono una persona orribile, sto per dire una cosa orribile, quando ti affidi alla creatività di una persona che può avere la mente più brillante del mondo, vuol dire che non hai abbastanza forza per importi tu come studio e lasciare poi a diversi creativi le varie responsabilità. Però, non scusate. Deleghi, però lui gestisce con sé tutto quanto, ma ripeto, non è Gunn il mio problema. Il mio problema è che da una parte hai Gunn che ha un piano preciso, lucido e di appassionato di fumetti e di grande amante dei fumetti, e dall'altra hai una major che non ha portato a conclusione niente negli ultimi 10 anni. Quindi, anche se le cose si bilanciassero, comunque si annullano a vicenda, capito? Sì, però ora, nel senso... Però, ripeto... Prima sono sempre stati frammentati, anche lato serie televisive, se sì, ci ma pensi. Infatti, come diceva, aspetta, anche Luca qua, infatti stava sempre a bilanciare, ci mancherebbe, e ho fiducia in loro due più che nello studio. Però, capito, la questione è che prima erano i dirigenti a prendere decisioni, si affidavano, ecco, anche a Snyder, che aveva i suoi piani di universo condiviso, però hanno sempre fatto un po' così di testa loro. Ora, in realtà, cioè, veramente Gunn guida la baracca con Safran. Sì, è come se Snyder fosse stato a capo dall'inizio. Però lui è proprio stato messo in quella posizione, proprio, diciamolo, per bilanciare quello che fa, cioè per corrispondere a quello che fa la Marvel con Kevin Feige. Se Feige riesce ad avere il ruolo comunque creativo e produttivo, nel senso queste due facce che sono, che hanno il corrispettivo in Gunn e Safran, comunque avvalendosi di collaboratori, un motivo c'è, capito? Quindi ora, nel senso, si vede che c'è. No, era solo per spiegare il una mio, voglia di il fare mio cose non in modo entusiasmo, diverso. Capito? Cioè, il mio non entusiasmo non è perché non mi interessa il progetto, anzi, ben vengono più cinecomic, prodotti fatti bene da gente che ci sa fare, che è appassionata. Il mio poco entusiasmo è che quando inizierò a vedere i film che mi piacciono, dirò, oh, finalmente, e finalmente tornerò al cinema a vederli e mi piaceranno e mi divertirò un sacco. Fino a quel momento, ma infatti, capito? Non è che non voglio, vorrei tanto, ma non sento l'entusiasmo. Non è facile poi partire con un film come Superman Legacy, nel senso che è chiaro che non è facile neanche chiudere con The Flash. Che DC Studios vogliano puntare su, cioè, sfruttare un supereroe che in modo molto ridicolo non hanno saputo sfruttare negli ultimi anni. Hanno devastato negli ultimi anni. E che vogliono dire, sì, partiamo col nostro volto, uno dei volti più celebri. Partiamo con uno dei volti, il volto simbolo dei supereroi, che è nostro, perché è della DC, e partiamo dopo 10 anni che questo volto è quello praticamente più bistrattato e che abbiamo usato peggio nella storia di cinecomic. Quindi è molto difficile. Per quello non parlerei di hype, parlerei più di curiosità. Vorrei mettermi qui e vedere, ok, dai, vediamo cosa fanno, così però sì, magari finalmente abbiamo qualcosa di un progetto consistente. È innegabile che ci sia desiderio di fare le cose a dovere. Poi il 2024 sarà praticamente vuoto, e vabbè, pazienza. Però 2025 finalmente vedremo. A parte comunque 2024 credo gireranno il film, un po' di progetti, vedremo gli attori. Sì, foto, trailer, magari Comic Con. Magari torno al Comic Con di San Diego per il 2024. Forse. Vedremo, per lanciare tutto. No, ma poi ripeto, cioè, molta curiosità, però non, no, io personalmente non c'è. Poi so che parto per venuta io, cioè è un mio problema. Mi sono segnata a Scooby-Doo e Batgirl e li porterò nella tomba così, maledetti. Quindi cioè, è una cosa mia, purtroppo. Non c'entra niente il povero Gunn, che anzi ci sta mettendo tutto l'impegno di cui è capace per salvare la baracca che gli hanno dato, quindi. Twitch, Tom ci chiede, scherzi a parte, ma ci sono news in Mega Fantastici 4? Allora, l'ultima niente news... Niente scherzi, anzi. L'ultima news è che Ed Redmayne ha detto, a quanto so, non è niente in sviluppo, ma... ma non perché non è niente in sviluppo, ma perché lui non hanno ancora chiamato per dire, senti, tra 6 mesi giriamo. Sì, ma perché semplicemente nessuno sta scrivendo niente, nessuno sta pensando ai set o altro. Perché Yates l'ha detto, ha detto, ma ragazzi, ma facciamo le cose con calma, Yates, no? Durante la promozione del terzo, ha detto ha la detto cosa più proprio... stupida che poteva Ha dire. detto proprio... Abbiamo un po' corso troppo fra il primo e il secondo film. Ci 2 anni, cioè, cosa che fanno tutti gli studi, però vabbè, ormai, siamo, cioè, capito? Ci siamo presi più tempo per fare il terzo e per fare il quarto, se dovremo aspettare altri 4 anni, lo faremo. Madonna, ti giuro, mi sa questa frase è esattamente... È una cosa che mi fa venire
mi fa partire un embolo. È proprio un deresponsabilizzarsi. Beh, se è per il bene del film, noi non ci opporremo, non ci metti, io non mi metterei mai tra la, non metterei mai me tra la buona riuscita del film e il pubblico. Insomma, io lo faccio per il film. Non è che noi siamo incapaci di organizzarci e poter portare a termine un compito in un breve lasso di tempo. Il problema è che per il bene del film, io ve lo dico, forse è già passato un anno, è già passato un anno dall'ultimo, quindi... Dai, cioè, neanche la faccio, tu sai dire, oh ragazzi, lo facciamo, è tra due anni, ma lo facciamo, neanche quello. Quindi sono insalvabili, secondo me, insalvabili. Però io lo dico e qui lo ripeto, rinunciare allo scontro cinematografico, esatto, tra Silent e Grindelwald è la più grande sciocchezza, esatto, della storia. Esatto, e è soprattutto quello che sarebbe fa ridere. Una ammissione di enorme fallimento da parte di Warner, da parte del Wizarding World e tutto il resto. Nel senso che, cioè, parliamo di un brand che fattura soldi milioni su milioni. Hogwarts Legacy è, non so, sapete benissimo. Cioè... Sì. Vabbè. Il fatto che non riescono a far decolare una saga, che non abbiano saputo sfruttarla, o che comunque rinuncino a un quarto film solamente perché sono andati male, ma con convinzione... Ma neanche male, cioè se tu... Ma, tra l'altro sì, poi c'è questa percezione totalmente sbagliata del è andato male, è andato non come ci si aspettava, ma ci sono film devastati al botteghino che hanno avuto... sequel, o che non hanno avuto lo schifo addosso. Allora, più che altro è andato male. Certo, okay? Ma è andato male perché, però, è come la DC, senso... cioè per la proprietà intellettuale che porti avanti, non puoi fare dei risultati così mediocri, sono d'accordo? No, ma è peggio questa cosa, perché in realtà l'hanno buttato in un mese, che è aprile, che non è associato, cioè nel senso i Marvel verso fine aprile fanno soldi, eccetera, ma fissi in generale soldi. Aprile, cioè non è che sia proprio diciamo la stagione migliore per far uscire qualcosa. Scegli l'estate nel caso dei film di Harry Potter o il ringraziamento Natale, non aprile. Non ci sono state copertine di giornali, gli attori non sono stati ospiti da nessun talk show. La Warner sono messa ai debiti, ha buttato questo film sperando che il pubblico si presentasse. I fan comunque si sono presentati, vabbè, hanno fatto quello che hanno fatto, però il pubblico generalista non sa neanche che è uscito. Esatto. Cioè, quindi nel senso sì, è andato male, però hanno voluto che andasse così in parte, quindi... Vabbè. Sì, però è ridicolo, ripeto, con tutti i soldi che fanno, che lasciano in sospeso una storia, che non facciano vedere quello scontro finale. Guarda, io dico, l'ho sempre detto, l'unica cosa che mi consolava all'epoca, pre-James Gunn, era che, cioè, peggio del Wizarding World, solo la DC come gestione, capito, delle proprietà intellettuali. Quindi, voglio dire, se sono riusciti o stanno cercando di risollevare la DC come proprietà intellettuale o la zona Warner, io spero lo faccia lo stesso, nel senso, cioè, ripeto, purtroppo l'hanno martoriata la DC, qualsiasi cosa hanno martoriato, che hanno toccato, quindi molto peggio il Wizarding World. Wizarding World almeno ha avuto una linea acciaccata che cercava di andare avanti, loro manco quella. Quindi la speranza è sempre che ora si diano una mossa piano piano, però, come ha detto Mirko, sono comunque insalvabili per quello che hanno fatto, ma tutti, non solo le dirigenze, ma anche alcuni creativi che ci hanno lavorato, perché se hai tra le tue maestranze qualcuno di veramente potente, almeno fa rumore, almeno riesce, cerca di salvare l'insalvabile. Invece anche la parte di alcune maestranze in zona Animali Fantastici è stato proprio un facciamo le cose perché dobbiamo farle, ed è bruttissimo da vedere in sala, quindi... Sì, nel senso servirebbe pure lì una figura, l'hanno messa una figura, però hanno fatto un po' di casini ovviamente nel cambio di dirigenza eccetera, quindi è stato un bel casino. Il problema di Wizarding World ha purtroppo un enorme problema, però la signora Rowling e il suo Twitter è però da farmi una cultura sul pensiero e niente, mi sento come uno sterminatore di panna. Oltre al fatto, dopo un'ora sul suo Twitter mi sono scordato. Sì, però come vedi, nel senso, vale non solo... gliene frega un cazzo, cioè, vale solo uno quello, vale solo Animali Fantastici sto problema, perché Hogwarts Legacy sarà un delirio di successo, capito? Quindi sì, e capisci che, esatto, il problema non è il Wizarding World, il problema è che loro quello che stanno facendo con Animali Fantastici non lo sanno portare avanti. Quindi se tutto fosse fermo direi vabbè, sono troppo preoccupati, invece gliene frega un cazzo fondamentalmente, ma a nessuno frega un cavolo a Hollywood di questa roba. C'è questo perbenismo hollywoodiano che pervade ogni, non lo so, ogni fibra di qualsiasi prodotto,
come se al mondo interessasse quello che pensa, non lo so, Scarlett Johansson dei cuccioli di Panda, capito? In realtà non mi frega niente a nessuno, ma fanno finta degli importi. Quindi il problema è che non sanno portare avanti un progetto ed è devastante, veramente imbarazzante. Ripeto, veniamo, stiamo a pandola di sì, peggio di quello. Cioè, sai che ti vedono che fai così, vero? Il punto è che la storia di Harry Potter, quanto il suo budget fosse importante, ha sempre restituito il doppio. Certo, assolutamente. Sì, sì, sì. Animali ma... Fantastici non regge. In realtà reggeva fino al secondo, solo che l'hanno tramutato in un... in un insuccesso, il cioè, ha in realtà bene. È la stampa che l'ha reso tale. Il secondo, ah, guarda, amico, che attacca la sua categoria. Quello che volete, nel senso che fino al secondo andava bene. E il secondo è stato un segnale perché hanno iniziato a far capire: guardate, che il pubblico roba del genere non la regge, perché effettivamente il secondo era un casino. E soprattutto poi per il pubblico generalista. Il terzo hanno cercato di provare in versione di tendenza, poi è successo quel che è successo attorno alla saga, dalla Rowling a Depp, a Ezra Miller, a chissà cos'altro, ed è andata come è andata. Però che rapporto vuoi costruire con i fan se ok, non realizzi 5 film, ma fai promesse e non le mantieni? È una cosa veramente brutta. Cioè, non è che non puoi trattare Animali Fantastici come un episodio pilota di una serie Netflix che se non raggiunge i tot milioni di visualizzazioni nei primi minuti la cancelli, capito? E hai 20 persone che fanno le petizioni su online. Sì, senza offesa, non è quel tipo di fandom. E sì, siamo sogni elitaristi. Se sei Marvel Studios, se sei DC, se sei Harry Potter, se sei il Signore Anelli, hai una responsabilità come fandom che è enorme. Non hai veramente 50 iscritti a un forum che vogliono il sequel del progetto mai realizzato. Ma è lo stesso discorso degli Eterni, no? Se tu gli Eterni è andato male, che gli Eterni è andato male, ha fatto uno schifo al botteghino, no? Rispetto ai soliti Marvel. A me non interessa. Sì, voglio comunque sì. Se gli Eterni è andato male, la Marvel cosa dice? Ok, basta con questi supereroi oppure sfruttiamoli meglio e troviamo un modo per valorizzarli, esatto. Capito che dico? Cioè, non è che ora gli Eterni è andato male e li buttiamo sotto al tappeto. Buttiamo Angelina lì sotto al tappeto. Io da fan, ma da appassionato, da spettatore, avrei qualche problema, soprattutto come Marvel Studios, che sono una macchina così già ben rodata, capito? E, però, vediamo come andrà. Ora tutte le forze sono su Hogwarts Legacy, ovviamente, però, nel senso, sì, il fandom potrebbe meritare. No, e anche perché, veramente, per concludere, parlando di fan, è brutto da dire, ma è lì che dovrebbero andare a parare. Non è per fare, ripeto, i fandom uccidono molti franchise, non è quello il discorso, però è veramente triste quando hai fan, parlo di noi perché conosco noi, non è che portano avanti in realtà sul Wizarding World da quasi 20 anni, che stanno lì a guardare ogni cosa che esce, che fanno promozione, che si interessano, che cercano di essere ottimisti 99% delle volte, eppure questi fan, non so te, riguarda me, si stufano. Ma si stufano tantissimo, e non perché la Rowling scrive patate al posto di piselli, ma perché non sai portare avanti un film, e quindi ti fanno passare totalmente la voglia. Io spero che escano gli prossimi conclusioni di Animali Fantastici da fan, perché il progetto mi piaceva, mi incuriosiva, mi piace il cast, mi piace la direzione negativa di molte cose, adoro il racconto delle musiche dal primo al terzo film che stanno portando avanti, c'è un lavoro molto bello, quindi mi dispiacerebbe non vederlo, fine. Però per quanto mi riguarda potrebbero anche non farlo, che non mi interessa portare avanti, capito, quel tipo di attesa. Non c'è l'attesa, perché non ti fidi più. È tutta colpa dei segni, volete, della regina che da sopra vede tutto comanda, come disse Massimo. Esatto! Ci ringraziamo Massimo Volete queste parole. Viva Josh Trank! Mi piace, stamattina sono tutti belli carichi. Mamma mia! Sarebbe il caso. Mamma, uno in tutta Europa, né? Almeno lo possiamo raggiungere senza farci attraversare un oceano. E basta uno. Ragazzuoli, appuntamento oggi con cinema e serie con Nonno Lo, perché yes! È giovedì. E grazie a tutti per averci seguito anche stamattina. Noi andremo al cinema a recuperare un po' di filmoni questa settimana, se riusciamo. Se riusciamo. Ecco, tutti i film da Oscar escono adesso. Adesso dobbiamo fare un po' di recuperi. Assolutamente. Sì, esatto. Quindi ci vediamo oggi Bravi, pomeriggio. Spammate Nonno Lo! Oggi pomeriggio. Alla prossima. Grazie a tutti, buona giornata, andate al cinema.